Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo a Palazzo Almerici, nel cuore della città di Pesaro, dove verrà inaugurato il Museo Archeologico Oliveriano. E diciamo che dopo tanti anni di chiusura per un restyling, viene restituito alla cittadinanza completamente rinnovato. Il Museo Oliveriano è sicuramente il museo, la realtà più sentita, più identitaria dei pesaresi, in primo luogo perché ne racconta la storia. Mille anni di storia dall'epoca picena, l'età del ferro fino all'epoca romana, e un tributo ovviamente a Passeri, Olivieri. È stato un lavoro veramente lungo e impegnativo, però per restituire un museo nuovo, non solo rinnovato, nuovo negli ambienti, nei pavimenti, nella climatizzazione, nella deumidificazione, tutto quello che anche in un luogo diciamo delicato del centro storico come questo. Il lavoro degli architetti ha saputo restituirne la bellezza, anzi forse diciamo implementarla. Abbiamo identificato quattro nuclei narrativi principali. Il primo è dedicato alla necropoli dell'età del ferro di Novilara, una necropoli frequentata tra 750 e 600 avanti Cristo. Un secondo nucleo è dedicato a questo luogo votivo, il Lucus Pisaurensis, un luogo di culto frequentato a partire dal III secolo avanti Cristo. Poi abbiamo un nucleo dedicato alla Pisaurum di epoca romana e per finire l'ultimo nucleo è dedicato al collezionismo settecentesco e quindi a Giovan Battista Passeri e Annibale degli Abati Olivieri che hanno dato origine al museo. Qual è stata la parte più sorprendente nell'allestire questo museo? Studiare come al solito, perché bisogna, quando si fa un museo, soprattutto un museo archeologico, parli di un luogo che è lontano, perché gli scavi si fanno nel territorio e di un tempo che non esiste più. Partiamo dall'VIII secolo avanti Cristo fino all'avvento del cristianesimo, quindi un lunghissimo arco di tempo che coinvolge un territorio vasto, Novilara, Pesaro, tutto il territorio pesarese, il San Bartolo, l'Ardizio, e che mette in campo quindi l'obbligo di studiare. Quindi è come quando si parte, ti danno una bussola che sono i reperti, dei libri da studiare, là inizia la navigazione, inizia a studiare e a progettare mano a mano che capisci quali sono i materiali con cui hai a che fare. È un momento che nel suo genere non esiterei a definire storico. Dopo tanti anni di chiusura finalmente riaprono i musei oliveriani. Quindi è veramente con gioia che diamo questo annuncio e troviamo fra l'altro una grande aspettativa, una grande accoglienza da parte dei cittadini della città e tutto sommato siamo felici di poter dire è veramente un'opera ben fatta e che piacerà sicuramente ai pesaresi.